Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti, io sono Andrea e spero che abbiate passato una buona metà settimana, perché sicuramente io con questo video sto per rovinarvela. Secondo me la mente umana non può arrivare a concepire tanta cattiveria, ma sicuramente la mente di Mick Philpott sì. Per l'appunto, infatti, in questo video parleremo di quest'uomo caratterizzato da un ego smisurato e che tra l'altro è diventato anche molto famoso in Gran Bretagna perché ha partecipato a diversi programmi televisivi. Come sempre vi ricordo che se trovate interessanti i miei contenuti potete iscrivervi al canale e non vedo l'ora adesso di snocciolarvi questa situazione, questa vicenda. Sappiate già da adesso che passo dopo passo vi accompagnerò in un incubo. Mick Philpott nasce nel 1956 a Derby, una cittadina in Gran Bretagna, e ha sempre vissuto lì. A parte queste due informazioni non sappiamo quasi nulla su di lui e sulla sua infanzia, a parte il fatto che ha terminato gli studi nel 1975 a 19 anni e subito si è arruolato nell'esercito, facendosi conoscere immediatamente come l'uomo che era, un ragazzo presuntuoso e arrogante, proprio una personcina, diciamo. Aveva un pessimo carattere ed era un narcisista in piena regola. Credeva di essere sempre migliore di tutti, perfetto, Dio sceso in terra, e oltretutto era anche conosciuto per essere un tipo molto violento. Poche settimane prima di arruolarsi nell'esercito, però, Mick aveva conosciuto una ragazza. Lui aveva 19 anni, mentre invece lei 15. E già non sono sicura che questa cosa mi piaccia tantissimo, ma ancor meno mi piace come lui la trattava. Sono sicura che dalla descrizione che vi ho fatto di Mick avrete già immaginato come si comportava con lei, e in effetti era estremamente controllante, violento, arrogante nei suoi confronti. Decideva addirittura con chi lei poteva o non poteva uscire e come si poteva vestire, e se lei per caso non sottostava alle sue regole assurde, lui la picchiava senza sosta. Una volta che Mick era partito per l'esercito, poi le scriveva spesso e sovente delle lettere in cui l'accusava di tradirlo, e lei cercava in qualsiasi maniera di spiegargli che in realtà non era vero, ma a lui non importava, cioè lui credeva che lei lo tradisse e quindi tornava a casa solo per picchiarla, per trattarla male. Le aveva rotto un ginocchio, le aveva spaccato più volte il naso, addirittura anche lo zigomo, insomma le rigirava le dita fino al dorso, fino a spezzargliele. Insomma, era un tipo estremamente violento, e lei era quasi sempre piena di contusioni e lividi ovunque. Ma lui non interessava che lei fosse piena di lividi, anzi, lui non si faceva il minimo problema anche a picchiarla davanti a tutti. Era accaduto una volta che i due fossero andati a giocare a biliardo in un locale insieme a degli amici. Ma quando lei non aveva voluto giocare, lui aveva iniziato a prenderla letteralmente a pugni in faccia, e lei sanguinava dal labbro che lui le aveva spaccato addirittura anche il naso in quell'occasione, ma nessuno, e dico nessuno, aveva fatto nulla per andare in suo soccorso. Il nome di questa ragazza era Kim Hill ed era una ragazza davvero coraggiosa, questo perché aveva tentato più volte di lasciarlo, ma ogni volta che lei si prendeva di coraggio, appunto, lui capovolgeva la frittata, insomma faceva in modo che fosse lei a scusarsi con lui, perché lui cominciava a piangere, cominciava a pregarla, cominciava a dirle che l'amava tantissimo e che non avrebbe più fatto tutto quello che le stava facendo, non le avrebbe più fatto del male, e quindi tutto ricominciava poi da capo. Pensate che addirittura una volta lei si era vestita in una maniera in cui a lui non piaceva, e lui non aveva esitato nemmeno un momento a prendere una balestra che aveva in casa e spararle all'inguine. Vi assicuro che questa vicenda per me poteva anche chiudersi qua, siamo almeno 10 livelli al di sopra del consentito per quanto mi riguarda, ma non siamo nemmeno lontanamente, ma neanche all'inizio della vicenda. Nel 1978 i due ragazzi stavano insieme da 3 anni ed erano andati ad abitare insieme, ma Kim, dopo l'ennesima volta che lui la malmenava, aveva detto basta, non ne poteva più, e quindi era tornata a casa di sua mamma Shirley. Il problema è che Mick non aveva preso assolutamente bene questa decisione della sua fidanzata, e quindi il 4 di luglio del 1978 aveva pensato bene di fare irruzione a casa delle due ragazze, delle due donne.
In pratica si era seduto comodamente sul divano, era notte, aveva raccolto le idee e aveva poi pensato di andare verso la cucina a prendere un coltello. Era salito al piano di sopra, dove c'erano le camere da letto, e aveva visto Shirley, la mamma di Kim, addormentata nel suo letto e Kim addormentata nel suo. Aveva iniziato a colpire Kim con questo coltello svariate volte, finché ovviamente Shirley, sentendo tutto il baccano che stava anche facendo sua figlia gridando, era accorsa in camera sua. Vedendo quel massacro, Shirley non ci ha pensato due volte ad andare a difendere la figlia, però si è presa ben 11 coltellate da parte di Mick, prima che l'uomo tornasse sul corpo della figlia di Kim. I vicini avevano sentito urla, avevano sentito gemiti provenire dalla casa dei vicini e quindi avevano pensato bene di chiamare la polizia, che era intervenuta immediatamente. Aveva trovato Mick ancora sul fondo delle scale in piedi, che li fissava mentre loro entravano ridendo, e aveva ancora il coltello insanguinato tra le mani. Aveva detto ai paramedici che erano arrivati insieme alla polizia di non perdere nemmeno tempo ad andare dalle due donne, perché intanto loro erano spacciate. I paramedici, sentendo queste parole, ovviamente sono accorsi ad aiutare le due ragazze, che fortunatamente dopo mesi e mesi in ospedale sono riuscite a sopravvivere. Kim aveva ben 27 ferite da coltello, tutti i suoi organi interni erano perforati, e Shirley invece aveva pure quelle 11 coltellate che lui le aveva dato. Quindi è letteralmente un miracolo che le due siano riuscite a sopravvivere a un attacco del genere. Ma per ogni cosa bella bisogna sempre ricordarsi che ne succede una brutta. E infatti Mick è stato arrestato e processato. Il problema è che per tentato omicidio di primo grado gli hanno dato ben 7 anni di carcere da scontare. 7 anni. Ma almeno li avesse scontati tutti. No, ne ha scontati solo 3. 3 anni. Aveva letteralmente ridotto quella povera ragazza e sua madre a un colabrodo, e dopo 3 anni, a 26 anni appena, lui era già fuori dal carcere e era nel pieno delle sue forze, avrebbe potuto fare del male per tutta la vita ancora a chiunque. Subito dopo essere uscito dal carcere, Mick incontrò un'altra donna di nome Pamela Lomax. Con questa ragazza si è sposato nel 1986 e hanno avuto insieme 3 figli. Ma lui non aveva assolutamente perso l'abitudine di comportarsi male, infatti si comportava esattamente come si era comportato sempre con Kim. E lei era riuscita a divorziare da lui nel 1995 solo per il fatto che lui si fosse stufato di lei. Ormai le aveva fatto passare tutto quello che lei poteva sopportare e non sentiva più nulla nei confronti di questa donna, insomma non aveva più il piacere di trattarla male, ecco. Ma siccome questa vicenda è tutto un crescendo di schifezza totale, vi dico immediatamente che lui ha spostato l'attenzione su un'altra persona subito dopo aver lasciato Pamela. Ma il problema è che questa persona era una ragazzina, anzi direi forse bambina, di 14 anni, di nome Heather. E lui di anni ne aveva 39 però. I due le prime volte si erano incontrati al lago. Per lei era un punto di ritrovo con i suoi amici, mentre invece lui andava a pescare lì. Molto spesso lui aveva iniziato a farle dei piccoli favori, per esempio comprarle le sigarette oppure comprarle dell'alcol, tutte cose che lei non avrebbe potuto fare visto la sua giovane età. Però lui in realtà lo faceva soltanto perché voleva qualcosa in cambio, e infatti non passa tanto tempo prima che lui inizi a chiederle di uscire, ma solo loro due, di trovarsi lì al lago, ma solo loro due. Ovviamente inizialmente perlomeno Heather rifiuta, lei non aveva nessuna intenzione, ma lui, lo sappiamo, è estremamente manipolatorio, estremamente arrogante, specialmente se si tratta di una ragazzina manipolabile di 14 anni, per cui molto in fretta lei cede e accetta di vedersi con lui, solo loro due. E infatti è proprio sulle rive del lago che i due avranno dei rapporti sessuali, anzi diverse volte, questo perché i loro erano diventati degli appuntamenti fissi 4 o 5 volte a settimana addirittura.
I genitori di Heather non sono affatto d'accordo con questa relazione, tutt'altro, e infatti decidono di cercare di ostacolarla questa relazione in tutti i modi possibili, anche chiamando la polizia. Ma come spesso accade, i ragazzini giovani non riescono a vedere molto bene la realtà e quindi Heather vede i suoi stessi genitori come i cattivi e quindi si trasferisce a casa di Mick a Victory Road numero 18. E sono sicura che se conoscete già questa storia, questa vicenda, avrete già sicuramente i peli dritti. Poco tempo dopo però Heather aveva cambiato idea ed era anche comprensibile, lei era una ragazza davvero giovanissima, probabilmente le mancavano anche solo i suoi genitori e quindi aveva deciso di tornare a casa con loro. Ma Mick di nuovo non era per niente d'accordo e infatti quando i due hanno avuto una discussione riguardo a questo argomento lui non ha assolutamente esitato a buttarla a terra e iniziare a picchiarla, ma non solo, ha iniziato ad abusare della ragazza anche sessualmente, anche 5 e più volte al giorno, finché lei non è rimasta incinta. Ha partorito il primo figlio e poi ha partorito anche il secondo figlio e così sono andati avanti per anni e anni. Addirittura lui la costringeva ad andare con il pancione già grande a cercarsi un lavoro, anche un lavoro pesante, a lui non importava né di lei né dei suoi figli, come non gli importava dei figli avuti da Pamela, infatti non a caso non ho più parlato di loro, lui non ha più avuto un ruolo nella loro vita e direi per fortuna. Stessa cosa purtroppo non si può dire dei figli di Heather, che hanno subito la violenza del padre per diversi anni, tanto è vero che Mick minacciava Heather di uccidere i suoi stessi figli se lei fosse andata via. Ma la cattiveria di Mick non si era assolutamente fermata lì, infatti lui, quando suo figlio più grande aveva già 3 anni, voglio dire, non che fosse grande, ma almeno riusciva a capire quello che stava succedendo intorno a lui, aveva iniziato a costringerlo a picchiare la sua stessa mamma e nel frattempo che la picchiava, lui gli diceva che insulti dirle, cioè una cosa orribile, il figlio era costretto a insultare sua madre mentre la stava picchiando e ovviamente se non l'avesse fatto, questo bambino avrebbe subito quello che stava subendo Heather. Ma come sappiamo molto bene, ogni donna quando vede minacciato il proprio figlio diventa Hulk incrociato con Sauron, incrociato con un leone, per cui decide di lasciare definitivamente Mick nel 2000 e ci riesce. Ed Heather quando è riuscita ad andare via aveva appena 20 anni, quindi aveva subito e vissuto tutti quegli abusi ad un'età giovanissima. Ma comunque Mick non si preoccupa più di tanto, questo perché lui, sempre nel 2000, quando cioè aveva più o meno 44 anni, non sappiamo esattamente quanti anni avesse, se 44, 44 e mezzo, questo perché non sappiamo esattamente nel giorno, nel mese in cui Mick è nato, sappiamo solo che è nato nel 56, incontra una donna, un'altra ragazza. Una ragazza di 19 anni chiamata Marraid Duffy. Lei aveva già un figlio chiamato Dwayne e usciva da una relazione molto molto violenta. Infatti era estremamente vulnerabile, era poi una ragazza giovane e quindi lui riesce di nuovo a circuire anche lei, trattandola però purtroppo nello stesso modo in cui trattava tutte le altre. Ma a Mick a questo punto non bastava più avere una relazione dietro l'altra, lui voleva averle insieme adesso e infatti nello stesso momento in cui Marraid si era appena trasferita da lui, sempre a Victory Road numero 18, lui incontra un'altra ragazza di nome Lisa di appena 15 anni. E lei anche aveva già un figlio nonostante la sua giovanissima età e questa ragazza si trasferisce da Marraid e Mick, cioè quindi loro abitano tutti insieme. Ma non è che ci sia qualcosa di male in una relazione a tre di per sé, c'è qualcosa di male nella loro relazione a tre. Marraid, una volta che Lisa si era trasferita, era rimasta incinta e aveva partorito. Dopodiché era rimasta incinta Lisa e mentre Lisa era incinta, Mick l'aveva costretta a preoccuparsi delle nozze che si sarebbero svolte tra Mick stesso e Marraid e in più Lisa doveva essere la testimone di nozze.
Quindi le nozze si sono verificate quando Lisa era incinta di 7 mesi. E vorrei solo per un secondo fare il riassunto di ciò che è successo finora, ma proprio di un secondo. Mick ha abusato, da quando sappiamo noi, per tutta la vita di ogni donna con cui lui è stato e l'ha sempre fatta franca. Ne ha quasi uccise due e l'ha fatta franca anche lì, si può dire così, perché passare 3 anni in carcere per tentato omicidio di primo grado vuol dire farla franca. E in più non si è stancato di quella vita violenta e ha continuato. Infatti con Marraid era una persona violenta e anche con Lisa. Comunque purtroppo il tempo passa e Marraid e Lisa avranno un totale di 7 figli, 4 Marraid e 3 Lisa. Tutto questo mentre erano costrette a lavorare ininterrottamente, perché lui si comportava esattamente come si stava comportando all'epoca con Heather. Lei doveva lavorare e lui se ne stava comodamente sul divano. Ogni volta che loro arrivavano con gli stipendi, lui glieli sequestrava, lasciando proprio il minimo indispensabile a loro, che non era mai abbastanza. E lui si teneva tutti i soldi per farsi gli affaracci suoi. E non credo che la maggior parte di noi riesca a capire veramente quanto casino e baccano possono fare 9 bambini tutti in una casa relativamente piccola. Abbiamo i 7 figli di Mick e poi 2 figliastri, uno figlio di Lisa e uno figlio di Marraid. Per cui sono 9. 3 adulti poi, di cui uno non fa assolutamente nulla, e quindi i 2 adulti rimanenti sono costretti a fare tutto, sono costrette a lavorare, a badare alla casa e a badare i bambini, e io non credo che si possa fare umanamente. Però le 2 ci sono riuscite con perseveranza e costanza a mandare avanti la baracca da sole completamente. Infatti sicuramente nemmeno loro si aspettavano che Mick avrebbe mai guardato i suoi figli. Comunque erano anche costrette ad andare a lavorare in maniera alternata. Voglio dire, se una andava a lavorare al mattino, l'altra doveva per forza andare al pomeriggio, perché altrimenti non riuscivano a organizzarsi. Quindi ora possiamo dire che siamo quota 14 figli per Mick, 2 figliastri, che però contano perché abitano con lui, 3 figli di Pamela, 2 figli di Heather e 7 figli tra Marraid e Lisa. E noi ci possiamo tutti quanti chiedere il perché continuava a figliare, siccome non gli interessava dei suoi stessi figli. Ebbene, la risposta è una soltanto: gli interessava non dei figli, ma dei sussidi dello Stato. Infatti Mick prendeva dai 26.000 alle 60.000 sterline all'anno solo di sussidi. E in più Lisa e Marraid lavoravano, e anche tanto, quindi lui stava bene economicamente, ma tanto non gli bastava più. Infatti secondo lui non era adeguato che 9 bambini vivessero in una casa da 3 camere. Per cui aveva iniziato tra il 2005 e il 2006 ad andare in piccoli programmi locali in televisione per richiedere allo Stato, appunto, di ricevere una casa più grande totalmente a gratis, senza pagare un affitto e senza comprarla. Ma più la gente lo vedeva in questi programmi e più, invece che prenderlo in simpatia, lo prendevano in antipatia, perché lo vedevano in fondo per quello che lui era, cioè un accalappiatore, una persona che voleva tutto senza fare nulla. Mick diventa sempre più famoso, il suo caso diventa sempre più famoso, per cui ad un certo punto lui inizia a intervenire anche in programmi nazionali, programmi che vedevano tutti, programmi spazzatura che però per qualche motivo incomprensibile, appunto, vengono visti da tutti. Programmi in cui tu devi mettere a nudo la tua persona e la tua situazione e la gente per la maggior parte delle volte ti ride dietro. Ecco, nel suo caso non ridevano affatto, nel suo caso proprio lui era odiato a morte. Però insomma, lui andava lo stesso in questi programmi perché da un lato per lui andava bene per farsi conoscere sempre di più e dall'altro per i programmi andava bene richiederlo e chiamarlo, perché lui faceva audience e più audience per ogni programma è uguale a più soldi. E la reputazione e la situazione di Mick vanno sempre più a rotoli, questo perché finalmente ad un certo punto in uno di questi programmi il presentatore dice quello che avrebbero voluto dire tutti a Mick, e cioè che non c'era niente di normale in quella relazione, nella relazione che lui aveva con queste 2 donne, ma non per il triangolo amoroso di per sé,
per il fatto che le donne che lui aveva al suo fianco avevano meno della metà dei suoi anni e oltretutto tutti potevano notare come lui le trattava. Quindi fondamentalmente la loro relazione era una relazione sessista in cui lui era estremamente controllante con tutti, compresi i figli. E in fondo era tutta colpa di Mick, perché era stato lui a far trasparire tutto il suo egocentrismo e la sua autorità dappertutto, cioè lui non lo nascondeva il suo modo di essere. A parte tutti questi teatrini estremamente imbarazzanti per Mick, lui fa anche la sua partecipazione a un reality show, uno di quei reality in cui ci si mostra nella propria casa, insomma nelle proprie abitudini, mentre la presentatrice di questo programma fa delle domande non molto semplici in generale, no? E lui in questo programma fa anche vedere la roulotte dell'amore. C'è una roulotte che lui aveva parcheggiata sul retro di casa sua e nella quale portava di quando in quando l'una o l'altra ragazza, indifferente. Cioè per lui erano solo dei pezzi di carne queste due ragazze. Ma assolutamente non finisce qua, infatti per quello che sto per dirvi mi sta letteralmente esplodendo il cervello, perché a Mick tutti quei figli non bastavano evidentemente. Con Marray ed Elisa lui avrà altri due figli, quindi siamo a quota 16 figli. Ma diciamo che la situazione va avanti più o meno bene, perlomeno per i loro standard, per altri 5 anni e arriviamo al 2012. Ma a febbraio del 2012 qualcosa nella mente di Lisa scatta, dice basta, non ne può più né della situazione né tantomeno di Mick, e infatti decide di scappare via con i suoi 5 figli. Dice al padre che va in piscina con questi ragazzi, con questi bambini in realtà, ma in realtà va da tutt'altra parte, scappa più lontano che può. Dopo qualche ora però l'uomo chiaramente si accorge che c'è qualcosa di strano, qualcosa che non va, e chiama Lisa, la quale gli dice le cose come stanno. È scappata e non vuole più tornare indietro. Lui allora inizia a minacciarla, inizia a gridarle per telefono minacce e insulti, ma questo non fa altro che far arrabbiare ancora di più Lisa e spaventarla anche da un lato, e infatti lei va dritta dritta dalla polizia. Ma il fatto che Lisa sia andata in centrale addirittura fa arrabbiare tantissimo Mick, il quale vuole intentare una causa legale nei confronti della ragazza per la custodia dei bambini. L'11 di maggio del 2012 i due avevano l'udienza per semplicemente definire il motivo per il quale Mick voleva avere i bambini, cioè semplicemente perché Lisa non era una buona madre secondo lui. Ma è il 10 di maggio che Mick mette in atto il suo piano orribile, e qui proprio che la situazione da tremenda diventa automaticamente tragica. La sera del 10 di maggio del 2012 appunto c'erano in casa Marray, Mick e un loro amico Paul Moseley. Tutti quanti sapevano del piano di Mick ed erano tutti entusiasti. Verso le 9:30 di sera Marray va a mettere a dormire i suoi 6 figli e poi scende al piano di sotto e i tre hanno un rapporto sessuale. Alle 3:30 di notte Mick mette in atto il suo piano malvagio, infatti inizia a versare benzina sul fondo delle scale e davanti alla porta d'ingresso di casa, due punti ovviamente strategici perché qualora i bambini si fossero svegliati per le fiamme o per il fumo non sarebbero potuti fuggire. Una volta appiccato il fuoco, i tre adulti escono di casa il più in fretta possibile e immediatamente Marray chiama la polizia, dicendo appunto alla polizia che loro sono riusciti a scappare di casa perché c'è un incendio, ma i suoi 6 figli sono intrappolati al piano di sopra. Vedendo le fiamme, anche due vicini di casa si precipitano per aiutare, ma mentre loro stanno correndo da una parte all'altra cercando di capire come fare ad entrare nella casa per salvare tutti, si accorgono che Paul, Mick e Marray sono fermi lì, che aspettano, non fanno assolutamente nulla. E nel frattempo questi due vicini di casa, che erano due fratelli, si accorgono anche che sul retro della casa c'è una scala perfettamente posizionata ad arrivare alla finestra del primo piano, finestra che è aperta.
E questa è una cosa molto strana. Nel frattempo arrivano anche i soccorsi, che riescono a farsi spazio tra le fiamme e il fumo nero e riescono a portare tutti i bambini fuori di casa. Ecco, purtroppo però tutti i bambini tranne uno sono già morti. Infatti l'unico vivo è Dwayne, il figlio maggiore di Marraid, che viene trasportato prima all'ospedale di Derby e poi all'ospedale di Birmingham per avere delle cure più adeguate, ma anche lui era in terribili condizioni. A Mick e Marraid è stato offerto un passaggio per arrivare fino appunto a Birmingham, ma loro quasi si sono fatti pregare, non avevano proprio voglia di andare ed era più che palese la cosa. Però alla fine vanno, ma Mick non passa neanche un secondo vicino a suo figliastro Dwayne, anzi passa il tempo a fare lo sciocco con le infermiere. Dopodiché, purtroppo, dopo 3 giorni di lotta, anche Dwayne muore. Quindi purtroppo a questo punto i bambini deceduti erano 6. Dwayne di 13 anni, Jade di 10, John di 9 anni, Jack di 7 anni, Jesse di 6 anni e Jaden di 5 anni. C'è da dire però che le cose non erano andate proprio come aveva deciso Mick. Infatti lui aveva pensato che doveva diventare l'eroe di quella situazione, insomma lui doveva dare la colpa a Lisa per l'incendio e intanto doveva andare a salvare tutti i suoi 6 figli proprio attraverso quella scala e quella finestra aperta che lui aveva precedentemente posizionato. Il problema è che le cose non erano andate appunto come aveva deciso lui e tutti quanti i bambini purtroppo erano morti. Ora però ragazzi devo dire la mia necessariamente, non posso proprio più trattenermi. Se fino adesso ho visto Marraid come la vittima innocente di Mick, a questo punto non è proprio più così. Lei sapeva del piano di Mick, era entusiasta di mettere a rischio la vita dei suoi stessi figli e inoltre, quando era morto Dwayne, lei non aveva fatto una piega, tantomeno quando erano morti gli altri. Anzi, Mick e Marraid sono anche stati visti fare festa, brindare, fare shopping con i soldi che tutte le persone avevano donato. Le persone avevano donato questi soldi per dare una mano a questi 2 poveri genitori che in un momento avevano perso tutto. La polizia si era resa conto che l'incendio fosse doloso, ma d'altro canto non riusciva proprio a capire chi fosse stato, perché c'erano solo le accuse di Mick nei confronti di Lisa. Accuse che però lasciavano il tempo che trovavano, perché Lisa aveva un ottimo alibi per quella sera. In ogni caso, Mick aveva continuato a cavalcare l'onda del successo e della fama, per così dire. Quindi aveva voluto tenere una conferenza stampa che doveva servire per chiedere aiuto a tutti, ai concittadini, per capire chi fosse stato ad appiccare l'incendio. Ma lui non aveva chiesto aiuto nemmeno una volta. Aveva fatto quella conferenza stampa solo per mettersi in mostra, voleva far vedere quanto fosse ucciso dal dolore, ma in realtà non gli usciva neanche una lacrima, e stessa patetica scena aveva fatto anche Marraid. Ed è qui che Mick, da vittima, diventa sospettato numero 1, perché quello era davvero un comportamento strano. La polizia però non sapeva proprio come fare per confermare i sospetti che aveva sulla coppia, e l'unico modo che aveva era di mettere una cimice nella stanza d'albergo in cui alloggiavano Mick e Marraid. Proprio in quella stanza la polizia sente entrare un giorno anche Paul Moseley, l'amico della coppia, e tutti e 3 si stavano mettendo d'accordo su che cosa dire per avere un alibi che reggesse. Quindi in sostanza sono stati colti con le mani nel sacco. I 3 vengono arrestati e processati a febbraio del 2013. Il processo dura 6 settimane più 9 giorni di delibera e tutti quanti si sono sempre dichiarati non colpevoli. E siccome però il fine ultimo di questo atto era quello di salvare i bambini, sono stati accusati di omicidio colposo. Quindi sono stati condannati a una pena direi minima. Infatti Paul e Marraid sono stati condannati a 17 anni,
che però non hanno nemmeno scontato tutti, infatti sono già liberi, mentre invece Mick è stato condannato all'ergastolo con un minimo di appena 15 anni. E ragazzi, vi devo dire che io non ho proprio parole, sono state tolte e strappate via 6 vite di 6 bambini del tutto innocenti, 6 bellissimi, brillanti, giovanissimi bambini che non potranno mai crescere, non potranno mai avere a loro volta dei figli, non potranno mai sposarsi, non potranno mai diventare nonni, e tutto per colpa dei loro stessi genitori. È ingiusto e molto doloroso. Trovo che questo caso abbia tantissime analogie con due casi che abbiamo precedentemente trattato, quello di Marcus Wesson e quello di Shelley Notek, che se non avete visto vi consiglio vivamente di andare a vedere. Però se quei due erano due casi separati, è come se la persona di Mick Philpott racchiudesse tutta la cattiveria di queste due altre persone. È incredibile. Non so neanche se arrivata a questo punto riesco ancora a trovare le parole per spiegarmi, ma spero che mi abbiate capita. Io sono seriamente scioccata per questo caso e credo davvero che Mick sia uno dei peggiori criminali esistenti ad oggi. E oltretutto anche Manraid per me, per quanto mi riguarda, lo segue a ruota, perché nel crimine nei confronti dei bambini hanno avuto la stessa identica voce in capitolo. Nessuno dei due ha provato rimorso per ciò che ha fatto ai suoi figli. È estremamente rivoltante che una persona possa uccidere 6 figli propri e non provare nulla. Ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video, un caso davvero scioccante per tutti i motivi che vi ho già detto. Trovo inconcepibile che dei genitori possano fare del male ai loro stessi figli e non provare la minima compassione verso di loro o il minimo rimorso per ciò che hanno commesso. È davvero incomprensibile per me, meno male direi, per fortuna è incomprensibile per me. Comunque fatemi sapere se conoscevate già questo caso, come vi ho detto famosissimo in Gran Bretagna, non so se era tanto famoso e sia tanto famoso qui in Italia, fatemelo sapere voi, io lo conoscevo già da tantissimo tempo ma dovevo trovare la forza di uscire a parlare di questo caso. Detto questo, fatemi anche sapere che cosa ne pensate di questi due esseri viventi, chiamiamoli così per non essere troppo offensivi, e noi ci vediamo giovedì o lunedì. Raga, vi giuro, non lo faccio apposta, è che proprio non so se questo video esce di giovedì o esce di lunedì, quindi ci vediamo tra 3 giorni. Ciao a tutti!